La puntata di Mille Mali di quest'oggi intende occuparsi di politica e in particolar modo della scelta dei Verdi, guidati dal loro coordinatore nazionale Angelo Bonelli. C'è un forte avvicinamento con il centro-sinistra, con il PD, ci sono stati dei contatti avanzati, degli incontri con Fassino e si starebbe profilando una nuova realtà, una lista Europa, Ecologia e Diritti che vedrebbe al suo interno i Verdi, i Radicali Italiani, Forza Europa della Vedova, i socialisti. C'è questa idea di coalizione, per carità, lecito, però poi bisogna vedere, mi domando, dove inizia e dove finisce la coerenza politica di Angelo Bonelli. Io ho avuto finora una eccezionale stima di Angelo Bonelli, un uomo che certamente si è speso per l'ambiente, che ha rischiato in prima persona, che si è preso denunce, che per un certo percorso della sua vita è stato anche coerente. Un uomo che si è presentato a Taranto, si è candidato sindaco, non ha vinto ma ha fatto una bella figura, ha fatto delle bellissime battaglie. Io l'ho appoggiato in pieno, l'ho votato e l'ho sostenuto. Un uomo semplice, fin qui. Dopodiché, a questo punto, forse perché l'obiettivo di Angelo Bonelli è rientrare in Parlamento, noto una virata, che è una virata oggettivamente a 360 gradi, ma che così vuole, come dire, essere ammorbidita, vuole ammorbidirsi nel suo percorso prima di stringersi in un abbraccio mortale con il PD e con Renzi. Signori, Bonelli, lo sapete, ha fatto la guerra ai 12 decreti salva Ilva. Bonelli ha fatto la guerra a Renzi. Scusa Angelo Bonelli, ma ora come fai ad allearti con forze politiche che si sono rivelate assassine rispetto al nostro territorio? Perché i 12 decreti salva Ilva che tu hai condannato, Bonelli, sono stati partoriti dal Partito Democratico. Partito Democratico con il quale ora tu ti stai per alleare, seppure indirettamente, perché poi si fa la coalizione e si dice: io non è che sto nel PD, però in un'ottica di crescita, di sviluppo ecologico, ambientale del sistema del paese Italia, tutte queste belle parole, è opportuno stringere questa alleanza e, come dire, batterci, fare fronte comune sui temi dell'ambiente. Questa è la posizione di Bonelli, una posizione che, lo dico, non finirò mai di ripeterlo, appunto, è a mio avviso assolutamente incoerente. C'è una intervista rilasciata a Repubblica da Bonelli, intervista appunto rilasciata alla collega Monica Rubino, intitolata "I Verdi si alleano ai Dem, lista con Bonino e socialista". Ve la rileggo. Angelo Bonelli, la domanda, coordinatore nazionale dei Verdi, come è andato l'incontro con Piero Fassino? Risposta di Bonelli, ci siamo visti a Rovereto e molto determinato. Sapete bene che Fassino è il messaggero mandato da Renzi per cercare di raccattare tutte quelle forze politiche che potrebbero, come dire, portare acqua al mulino. Poi a queste forze politiche si garantiscono dei seggi sicuri e tutto va bene, madama la Marchesa. Domanda della collega. Bonelli, che cosa gli ha detto? Che le distanze tra noi e il PD sulle politiche ambientali sono notevoli. Tuttavia, dice Bonelli, apprezziamo il loro sforzo di recuperare anche Angela Merkel vuole costruire un governo con i Verdi. E vedete, con queste parole, tuttavia apprezziamo il loro sforzo di recuperare, già avviene, l'abbraccio incomincia a profilarsi. Ci sarà poi ovviamente l'alleanza, la battaglia comune su temi ecologici,
ecologici un corno, perché questo governo ti sta uccidendo Taranto. Vorrei sapere quali possono essere le prospettive. Il PD, la domanda, vi vuole per rilanciare l'ambiente? Risposta di Bonelli: non ci interessano le abiure, ma il programma. Così si fa. Quando si deve raggiungere un obiettivo, la si butta sul programma. E infatti, oltre a ius soli e biotestamento, si approvi anche la legge sul consumo di suolo. Si punti su sicurezza alimentare, rilancio del trasporto pubblico e prevenzione del rischio sismico ed idrogeologico e alla difesa degli animali che non vogliamo lanciare alla brambilla. Come vedete, si punta sugli argomenti, sui programmi, come se tutta la battaglia che Bonelli ha fatto in passato contro appunto il governo, questa battaglia così evapora nel nulla, viene attutita, viene moderata, viene stemperata da questi tentativi di abbraccio. Ulteriore domanda: ma avete i voti per superare il quorum? Abbiamo proposto una lista che potrebbe chiamarsi Europa, Ecologia e Diritti, con i radicali italiani Di Maggio e Bonino, forse Europa di Della Vedova, e i socialisti e Pisapia, forse se Pisapia aderirà, che speriamo appunto sciolga presto la riserva. I radicali, si dice, non vi vogliono, è la domanda della cronista. Non mi risulta. L'ecologia si sposa bene con i diritti. Perché non correte con il vostro simbolo? Risposta: se la nostra idea non sarà raccolta, valuteremo il da farsi. Un simbolo storico, il sole che ride, ce l'abbiamo. Ecco, ho letto questa intervista di Abbonelli. Alcune riflessioni. Ma intanto, Bonelli, lo ripeto per l'ennesima volta, la tua posizione, la tua visione, la tua storia politica di ambientalista convinto verrebbe schiaffeggiata, verrebbe violentata da questo che è un accordo innaturale, un accordo innaturale a tutti gli effetti. Ora, forse in Bonelli è subentrata una ragione pragmatica, concreta, nel senso che Bonelli avrà pensato: mi sono stancato di fare testimonianza, di fare l'eterno signor no al di fuori del Parlamento, voglio rientrare in Parlamento. E allora in questa ottica si giustificherebbero questi accordi. Vedete, cercare di rappezzare, cercare di giustificare questa intesa sulla base dei programmi, è così, è come coprirsi con un fazzoletto, cioè voglio dire, è una copertura che lascia il tempo che trova. Anche perché, caro Angelo Bonelli, e la mia rabbia deriva dalla stima che ho nei tuoi, che avevo a questo punto nei tuoi confronti. Io mi sento tradito da te, caro Bonelli, e si sentono traditi tanti elettori tarantini che hanno puntato su di te. Dovresti essere coerente e ragionare in quest'ottica. Meglio rinunciare a un seggio, ma mantenere la mia coerenza politica. Questo dovrebbe essere il tuo imperativo categorico. Questa dovrebbe essere la motrice della tua condotta politica. Non andare a fare l'accordo con il PD e con Renzi. Questo io dico. Cioè la battaglia contro l'Ilva, contro il governo, contro i decreti salva Ilva e poi l'accordo con quelli che hanno sottoscritto i decreti salva Ilva. Questa è l'incoerenza, Bonelli. Lo volete capire, amici telespettatori e cittadini? Incoerenza politica assoluta. E allora, Bonelli, io ti sfido innanzitutto ad un confronto col sottoscritto pubblico. Mi puoi anche rispondere sui social, ma voglio il confronto pubblico. E poi devi avere la forza ed il coraggio di candidarti a Taranto. Devi venire a Taranto e devi confrontarti con il popolo tarantino e devi dire: io sto sostenendo una coalizione che riconosce Renzi come leader in pectore, o comunque una coalizione con una forza politica, il PD, che è guidata da Renzi, che è l'autore preponderante dei decreti salva Ilva e ammazza Taranto. Voglio vedere cosa ti devono dire i tarantini. E seppure i tarantini, come sto dicendo io, ti bolleranno di incoerenza politica. Questa è la realtà, caro Bonelli. Se poi vuoi andare sul sicuro, non lo so,
forse ti potrebbero mettere in un collegio blindato, un collegio uninominale sicuro, dove in cui hai la garanzia di essere eletto, o ti mettono in un listino proporzionale e vieni eletto, non lo so, non voglio pensare queste cose. Io ti ho conosciuto e ti ho sempre rispettato e ti ho voluto bene come una persona coerente, come una persona integerrima, come una persona che non scende a compromessi. Questa è l'immagine che io ho di Angelo Bonelli. Però io, leggendo queste dichiarazioni, io veramente rimango esterrefatto, trasecolo, dinanzi a queste affermazioni. E i Tarantini, già ho postato sui social queste mie riflessioni e si è creata una levata di scudi, si è creata una protesta, una sommossa quasi, tra virgolette, rispetto a questa virata a 360 gradi. Poi non lamentiamoci quando la gente si nausea e non va più a votare. Questa è la realtà, la gente si scoccia e non va più a votare, perché dice alla fine sono tutti uguali. Alla fine anche Bonelli, che pure ha fatto delle guerre, ora lo vedo alleato con quelli che erano i suoi storici nemici. Cos'altro dire? Questa è la realtà. Non, ripeto, io sono esterrefatto. Bonelli fa alcuni ragionamenti, dice... Ovviamente io, cioè, forse nella mente di Bonelli c'è la volontà legittima, sacrosanta, di fare le sue battaglie in Parlamento, e lui dice: col centrodestra non posso andare, giusto. Non, Bonelli viene da una storia di sinistra. Con il Movimento 5 Stelle, rispetto al quale sarebbe molto, rispetto al quale è molto vicino come posizioni, col Movimento 5 Stelle c'è la guerra. Quando sente parlare di Vendola e di Sinistra Italiana, dice: io, dice Bonelli, io con Fratoianni o Vendola, mai sia. E vabbè, è giusto, non lo dite a me quello che mi ha fatto Vendola, deridendo me e deridendo i morti di cancro di Taranto, beffandosi durante quella telefonata intercettata. E che fai, Bonelli? Questo no, questo no, questo no, e Renzi sì? E ti allei con Renzi? Ma questa è la incoerenza delle incoerenze. Questa è la realtà. Allora Bonelli, io ti dico una cosa, tu hai fatto delle belle battaglie, vai, presentati con i Verdi, da solo, autonomamente, presentati nel collegio di Taranto, nell'uninominale, perché nell'uninominale basta per prendere un voto in più dell'altro e non c'entra, non ha importanza quanto si prende nel proporzionale, cioè io posso essere eletto nel collegio nominale di Taranto, nell'uninominale di Taranto, prendendo un voto in più dell'altro, anche se la mia forza politica non raggiunge il 3% nel proporzionale. Vieni a Taranto, fai questa battaglia e sarò il primo io a farti campagna elettorale. Ma fin quando io vedrò te, Angelo Bonelli, candidato con Renzi, da parte mia, civilmente e democraticamente, avrai la guerra politica. Perché io sono un ambientalista vero, io non vado dietro le poltrone. E la mia battaglia è salvaguardare la vita nostra e dei nostri figli. Io non punto ai seggi in Parlamento, bisogna combattere. E se il seggio in Parlamento uno lo vuole conquistare, anche io lo vorrei conquistare, non lo nascondo, ma lo devo conquistare con la coerenza, schierandomi da solo, mettendoci la faccia. Quello che contano sono i principi. Io, quando cammino per strada, posso camminare a testa alta, grazie a Dio e grazie a quello che ho fatto. Bonelli, smentiscimi e tornerò ad apprezzarti. Alla prossima. Questo è Senza Bavaglio. La puntata di Senza Bavaglio di quest'oggi intende occuparsi di Ilva. Beh, sono tante le puntate, i momenti di riflessione inerenti all'Ilva di Taranto. Devo dire che non saprei da dove cominciare, perché sono tali e tanti gli elementi che si affastellano che effettivamente è difficile avere un punto di partenza. Non c'è un punto di partenza, figuriamoci se c'è un punto di arrivo per quanto riguarda l'Ilva. Non c'è un punto di partenza perché ogni giorno ne esce una nuova, e quindi quello quanto si è detto ieri si cancella o si unisce o finisce per mischiarsi con i vari eventi, che sono sempre peggiorativi. Beh, forse sì, un punto di partenza c'è, che è quello che
Basti considerare i Wind Days, basti considerare quello che accade quando i venti soffiano e sollevano le polveri sottili. Questo penso che sia il punto di partenza, nel senso che è da questa situazione vergognosa che calpesta la dignità umana, che calpesta la vita, che calpesta il diritto alla salute, è proprio da qui che bisogna partire. Perché vedete, qui noi abbiamo un governo che ci racconta solamente chiacchiere, favole, che oramai ha deciso per la vocazione industriale di Taranto e non lo si dice apertamente, ma poi il risultato è quello. Voi tarantini siete condannati a morte, vi dovete tenere l'Ilva in nome della produzione industriale. È anche lecito per il governo che con i wind days, i giorni di vento in cui si sollevano appunto le polveri, i cittadini dei tamburi e in modo particolare i bambini debbano tapparsi in casa. Allora cosa fa il governo italiano? Dice: è preferibile che la gente si chiuda in casa piuttosto che chiudere l'Ilva. Chiudiamo i bambini in casa, chiudiamo le scuole. Però l'Ilva deve rimanere aperta. Questo è il ragionamento mostruoso. Un governo che si piega o fa finta di ribellarsi ad ArcelorMittal, l'acquirente, il quale acquirente si presenta a Taranto e dice: ma ci saranno oltre 4.000 o di più licenziamenti. Poi quando viene messo con le spalle al muro incomincia a trattare. E hanno avuto il barbaro coraggio, questi signori di ArcelorMittal, di dire: noi non stiamo licenziando 4.000 persone, non vogliamo licenziare 4.000 persone, ne stiamo assumendo 10.000, perché giustamente Taranto, lo si sa, no? È una terra di conquista. Vengono da fuori, schiavizzano, colonizzano il territorio e hanno il coraggio di dire: signori, già che vi stiamo dando 10.000 posti di lavoro, ci dovete ringraziare. Questa è la realtà. I consiglieri regionali dove stanno? I parlamentari ionici dove stanno? Molti, quando arrivano i ministri, i sottosegretari, i viceministri, sono lì pronti a servirli e a riverirli, perché tanto si sa, ci sono le elezioni, bisogna ottenere un posto al sole, bisogna avere un posto in un collegio sicuro, bisogna accaparrarsi una posizione utile nel listino e mica mi posso mettere, per esempio, contro la Bellanova che viene a Taranto, il viceministro. Oppure vedete le strumentalizzazioni. Emiliano e l'amministrazione comunale di Taranto, che oramai è asservita politicamente ad Emiliano, cosa fa Emiliano? Sfrutta la questione Ilva. Cavalca il dramma tarantino dell'Ilva per fare la guerra a Renzi e per fare la scalata nel suo partito, nel Partito Democratico. Questa è la realtà. Una realtà tarantina che viene schiaffeggiata, che viene umiliata. Quando alcuni giorni fa, una decina di giorni fa, si è tenuto a Roma l'incontro con il ministro tra il ministro Calenda e altre forze rappresentanti del governo e le forze, i rappresentanti sindacali, si è ritenuto non opportuno invitare il presidente della regione ed il sindaco di Taranto, come a dire: Taranto non esiste proprio, io non vi calcolo proprio. Questo sta dicendo il governo italiano alla realtà ionica. Sta dicendo: per me tu non esisti. Perché avere un incontro con le forforze sindacali in cui si deve parlare di occupazione, in cui si deve parlare di ambiente e bypassare completamente, non degnarsi neanche di invitare, anzi escludere il presidente della regione e il sindaco di Taranto, significa, signori cari, che noi non esistiamo, che noi esistiamo solo sulla cartina geografica. Poi successivamente si è cercato di, come dire, di indorare la pillola e si è incominciato a dire: sì, ma noi faremo un tavolo a parte, perché la realtà di Taranto, e questo proprio sono gli sviluppi degli ultimi giorni, la realtà di Taranto non rientrerà
in un unico calderone, ma la realtà di Taranto avrà un suo percorso diverso, verrà trattato separatamente rispetto a Genova e rispetto ad altre realtà. Ora parlavamo di situazioni di ribellione. Le associazioni ambientaliste certamente hanno avuto un ruolo fondamentale, hanno un ruolo fondamentale. Però un consiglio sincero che mi sento di dare, perché io sono ambientalista dentro e sono un ambientalista che, sapete tutti, no, la mia vicenda con Riva. Non voglio essere presuntuoso, ma quale giornalista a Taranto in Italia ha avuto il coraggio di mettere con le spalle al muro Riva? Io ho perso un posto di lavoro per aver combattuto per i miei ideali ambientalisti. Dimostratemi il contrario, posso parlare e posso fare pelo e contropelo a più di qualcuno, innanzitutto alla classe politica. Ora, vedete, l'amministrazione comunale di Taranto, il sindaco Melucci, hanno presentato ricorso al TAR, sono opposti al TAR nei confronti del decreto del governo, evidenziando appunto tutte le inadempienze sul caso Ilva. Sarebbero tali e tante che non mi dilungo. Ben venga, mi va bene. Però sinceramente io vedo dietro questa, dietro l'azione dell'amministrazione comunale, la gran regia di Emiliano, perché sappiamo benissimo che Taranto, che la città di Taranto, è commissariata da Bari, da Emiliano, e quindi Emiliano sicuramente avrà detto a Melucci: caro sindaco, tu godi della mia protezione politica, per ora devi fare la guerra al governo. Ma mi va bene, al di là di quelle che possono essere le finalità e gli scopi reconditi. Non è una questione, la questione di fare la guerra al governo, a me non frega nulla del governo. Il problema è che noi dobbiamo fare la guerra per salvaguardare il nostro territorio. Poi arrivano i pannicelli caldi, le promesse da parte del governo, procederemo in tempi rapidissimi alla copertura dei parchi. Signori, la copertura dei parchi è una questione di cui si sta parlando da anni e anni. Ora che ovviamente i wind days, i giorni di vento in cui soffiano le polveri e soffocano la popolazione, stanno diventando sempre più frequenti, allora si cavalca questa tigre della copertura dei parchi. Non so se avverrà, probabilmente avverrà, forse anche in termini meno lunghi di quanto si poteva prevedere, però di fatto la realtà fatta dai numeri, e i numeri dicono che a Taranto si muore come prima e più di prima. I numeri dicono, signori del governo, che c'è una mortalità infantile a dir poco impressionante. I numeri di ammalati di cancro, fatevi un giro nell'oncologia di Taranto, vedete quanta gente c'è. Guardate quel numero che marchia indelebilmente la vita di degli ammalati, dei tarantini in genere, lo 048, il codice, appunto, il triste codice per gli ammalati di tumore. E voi potete, signori del governo, potete venire a raccontare tutte le favole e le chiacchiere di questa terra. Voi potete parlare di ambientalizzazione, di progressi, di AIA, di tempi abbattuti o che si intendono abbattere per la copertura dei parchi minerali, ma quando voi parlate di wind days, quando ci si imbatte dinanzi ai wind days, cioè i giorni in cui si dice al cittadino: tu ti devi tappare in casa perché ci sono le polveri dell'Ilva, tutto il resto è fumo, è aria fritta, sono chiacchiere, sono favole, sono inganni. La realtà è una, che voi state dicendo al cittadino: tappati in casa perché se no tu vieni soffocato dalle polveri. Contra factum, non vale t'argumentum. Noi possiamo argomentare in ogni modo. La realtà è che arriva un bel giorno, e i giorni sono sempre più continui, in cui si dice: non dovete uscire, le scuole sono chiuse. Questo, signori cari, si chiama fallimento. E avete visto, nei giorni scorsi sono circolate sul web delle immagini del polverino, del minerale, del polverino rosso, che praticamente andava a colorare tristemente
le acque, l'acqua piovana. Nei giorni scorsi abbiamo avuto delle piogge abbastanza forti, sostenute per il nostro territorio, ed era davvero triste, drammatico vedere queste acque che assumevano, che si tinteggiavano di rosso, il rosso del minerale, del polverino. Io dico il rosso del sangue, della morte, della uccisione di tante anime innocenti, uccisioni che il governo italiano, attraverso l'ILVA, consentendo all'ILVA di inquinare, sta perpetrando sul nostro territorio. Quello non era un fiume, uno scorrere di acque, di polvere, ma era sangue, il sangue della gente innocente, dei nostri bambini, dei nostri figli che vengono costretti a tapparsi in casa. Non la finirò mai di dire queste cose, anche perché io ho spazi autoprodotti, autogestiti, autofinanziati. Non ho editori alle spalle che mi dicano puoi dire questo, non puoi dire quest'altro. Dovete fare solo i conti con me. Ilva assassina, governo assassino, perché consentire all'Ilva di inquinare e di uccidere significa essere complici di un omicidio, anzi, di una strage, di un'ecatombe, quella del popolo tarantino. Senza bavaglio è questo, lo dice stesso la parola. Alla prossima. La puntata di Senza bavaglio di quest'oggi vuole occuparsi dell'ennesimo spreco di denaro pubblico, perché ci sono delle realtà, delle opere pubbliche in Italia complete, finite, a cui non manca davvero nulla per funzionare, però per interessi campanilistici queste opere rimangono così paralizzate, bloccate. È il caso dell'aeroporto Arlotta di Grottaglie. Ma questa trasmissione ovviamente va su scala nazionale e interregionale, ultraregionale, perché va anche al di fuori della regione Puglia. Però uno si domanda: ma scusate, voi avete un aeroporto, l'Arlotta di Grottaglie, che a differenza di altri aeroporti pugliesi ha la pista deputata per i voli internazionali, quindi se volessimo spostarci, fare un charter o un volo di linea da Grottaglie a New York potremmo farlo tranquillamente. Bene, a questo aeroporto vengono negati i voli civili. O meglio, vediamo un po' come è andata la situazione. C'è stato un atto di indirizzo da parte del governatore Emiliano della regione Puglia di apertura, di disponibilità ai voli civili. E mentre da un lato Emiliano, forse per ragioni così di interesse politico, per farsi bello davanti ai tarantini, ha promosso questa apertura ai voli civili, contemporaneamente Aeroporti di Puglia frenava e quindi quasi, come dire, voleva capovolgere o ha tentato di capovolgere questo atto di indirizzo di Emiliano. Ma è chiaro, ci sono realtà consolidate in Puglia, aeroportuali come quella di Brindisi, come quella di Bari, che vedrebbero con terrore e con timore la destinazione appunto aperta ai voli civili dell'Arlotta di Grottaglie, perché poi chiaramente gli utenti tarantini che ora sono costretti ad andare a Bari o andare a Brindisi userebbero lo scalo di Grottaglie e l'America, i soldini, i guadagni per i cuginetti brindisini e baresi finirebbero. Questo per dirla in termini molto ma molto poveri. Poi si usa il politichese, poi si dicono tante cavolate, si dice ma Brindisi e Taranto non possono coesistere come aeroporti perché sono troppo vicini e allora è giusto che l'aeroporto Arlotta esista, ma non abbia la vocazione, la destinazione a voli civili, ma abbia una vocazione prettamente industriale. Questa è la realtà.
Vedi, è la prova provata di quanto sto dicendo è che l'onorevole, il senatore Salvatore Tomaselli, Brindisino, PD, Partito Democratico, lo stesso partito di Emiliano, ma si sa nel PD ci sono Guelfi e Ghibellini, quando ha saputo dell'apertura di Emiliano con questo atto di indirizzo ai voli civili, apriti cielo. Si è scatenato in una maniera mai vista Tomaselli. Lui, Tomaselli, che caratterialmente io l'ho conosciuto, è un tipo abbastanza tranquillo, moderato. Comunicato stampa, interviste in cui si dice: la Regione Puglia non deve cedere agli impulsi localistici che a detta di Tomaselli sono inaccettabili. E ha rimarcato: è assurdo che possano esservi due aeroporti a poca distanza, a pochi chilometri di distanza. Ciò costituirebbe uno spreco di denaro pubblico. Sarebbe, parole di Tomaselli, un gravissimo errore, sarebbe una decisione incoerente. E poi la mazzata finale di Tomaselli. Signori Tarantini, quello dell'Arlotta. E quella dell'Arlotta è una natura industriale. Potete fare tanto con l'industria. Vedete, c'è il distretto aerospaziale, Finmeccanica, il collaudo dei droni. Taranto, caspita, è stata condannata ad una realtà industriale. Perché non è possibile che a Taranto ci devono essere dei cancri come l'Ilva, come l'Eni, come la Cementir, come Tempa Rossa, come l'inquinamento che produce la Marina Militare. E ora che hai la possibilità di fare turismo, di promuovere il territorio con l'aeroporto, si dice: no, caro mio, i voli civili te li devi scordare, perché tu sei costretto, c'hai la natura industriale, tu devi buttare il sangue con la natura industriale. Avremo i droni che devono circolare, si fa il collaudo dei droni, mica i voli civili di lì, i voli passeggeri, i voli civili. Questa è la realtà. Tomaselli sta pensando ai fatti suoi, ai fatti del proprio territorio, fatti suoi nel senso di fatti del proprio territorio, del Brindisino, fregandosene, fottendosene, scusate l'espressione, della sofferenza della popolazione ionica che ha diritto a vedere utilizzato un aeroporto. Un aeroporto che, come dire, spalancherebbe gli orizzonti per il turismo. Capito, Tomaselli? E le parole di Tomaselli sono davvero, mi fanno proprio imbestialire, perché poi leggo, il sistema aeroportuale va considerato come un sistema integrato polifunzionale e questa scelta di aprire l'Arlotta Grottaglie ai voli civili, appunto, minerebbe questo equilibrio che si è creato, perché è un equilibrio che è fondato sulla vocazione e sull'efficienza di ogni singola realtà. Cioè si dice: la vocazione di Taranto, evidentemente, dell'Arlotta, è una vocazione industriale e tu devi nascere, vivere e morire con quella vocazione industriale. Sei condannato a quella vocazione industriale. Scusa, Tomaselli, è la pista dell'Arlotta che ha dimensioni internazionali e per questo è deputata ai voli civili. Cosa facciamo? Facciamo una balera e il sabato la copriamo e la sera balliamo, tanto la pista la dobbiamo pure usare per qualcosa, no? E vedete l'altra carognata che è stata compiuta da parte di Aeroporti di Puglia, la quale appunto, considerando che nella prima decade di marzo ci saranno dei lavori di ammodernamento all'aeroporto di Bari e allora i voli che potevano benissimo essere dirottati su Grottaglie, sull'Arlotta e quindi vedere, sperimentare, no? Questa vocazione
relativa ai voli civili, ai voli passeggeri della Arlotta, no, i voli vengono destinati a Brindisi, perché chiaramente l'Arlotta non bisogna mai far vedere che l'Arlotta funziona, perché poi se Bari è bloccato e facciamo vedere che Grottaglie funziona a meraviglia, e ai tarantini viene l'acquolina in bocca, e allora dobbiamo cancellare, negare ogni possibilità di utilizzo dell'Arlotta, fosse anche, come in questo caso, in situazioni di emergenza. Aeroporti di Puglia dice, sì, ma non è una decisione nostra, noi non possiamo fare niente, sono le singole compagnie che decidono, la classica pezza a colore. Questa è la realtà di Taranto, dell'aeroporto. Devo dire che ultimamente alcuni consiglieri regionali, alcuni parlamentari, parlo a livello bipartisan, al di là del centrodestra, centrosinistra, hanno cominciato a ragionare, forse anche per un calcolo utilitaristico di sfruttare l'elettorato tarantino puntando sui voli civili. In ogni caso, qualcosina da parte della nostra classe politica, qualcosina si è mosso. Si è mosso. E poi dobbiamo dire qualcosa si è mosso, e quindi bisogna anche ringraziare le tante associazioni, la società civile, quelle associazioni che si stanno battendo per l'apertura dei voli civili in quel di Grottaglie, all'Arlotta. E che dire, l'unione fa la forza, cerchiamo di unirci, di coalizzarci, classe politica e cittadini comuni. Io non credo tanto nella classe politica, non ci credo più, però se effettivamente c'è un'azione comune, fosse anche di facciata, sfruttiamo questa opportunità. E soprattutto l'invito alla classe politica, per cortesia, consiglieri regionali tarantini, parlamentari ionici, consiglieri regionali eletti nell'area ionica e parlamentare, prendete Tommaselli e ditegliene quattro, perché non è possibile che il territorio tarantino debba essere schiaffeggiato in questo modo. Tommaselli, hai perso un'occasione per tacere, e hai perso un'occasione in cui tacendo avresti fatto bella figura. Ma io aspetto civilmente e democraticamente di incontrarti per intervistarti, e mi divertirò su quello che hai detto a proposito dei voli civili all'aeroporto Arlotta di Grottaglie. Facciamo volare l'Arlotta, non spezziamogli le ali. È tutto, alla prossima con Senza Bavaglio. La puntata di Senza Bavaglio vuole fare un po' il quadro della situazione politica in Italia. Probabilmente a marzo, c'è chi vorrebbe slittare di due mesi a maggio, ma marzo o maggio 2018 che sia, si rinnoveranno i due rami del Parlamento, Camera e Senato. Vediamo un po' i partiti come si stanno muovendo, le coalizioni meglio. C'è una polemica, c'è un vespaio di situazioni all'interno delle coalizioni stesse davvero incredibile, pazzesco. Beh, è chiaro che è iniziata la lotta alla poltrona, alle poltrone, anche se poi vedete alla fine la stessa legge elettorale, il Rosatellum, che è un qualcosa di ridicolo, che contempla ancora una volta i nominati, forse un sistema che è stato studiato apposta per creare l'ingovernabilità, per non far sì che dall'esito delle urne esca un vincitore assoluto, certo, determinato, e invece si vuole aprire a tutti i costi il fronte alle larghe intese, alla mucchiata, al minestrone, alla miscellanea, perché poi ovviamente in questo modo si cerca di accontentare tutti. Su questo devo dare atto che il Movimento 5 Stelle ha ragione, ma ora analizzeremo anche i limiti del Movimento 5 Stelle. Per quanto riguarda il centrodestra, partiamo dal centrodestra. Beh, un fatto è sicuro: abbiamo un tridente, Berlusconi per Forza Italia, Salvini per la Lega Nord e la Meloni per appunto
l'ala, diciamo, dei Fratelli d'Italia, l'ala di destra. Ma forse in tutto questo, in questo momento, Fini, ma ormai parliamo di storia remota, si starà mangiando le mani. Avesse atteso un po', poteva essere lui il leader, come dire, vero e proprio del centrodestra. Ma chiaramente questa presenza ingombrante di Berlusconi, una presenza che sembra non avere mai fine, chiaramente blocca anche la stessa crescita del centrodestra perché non ha un leader. Salvini, secondo me, non lo è, troppo estremista, idem la Meloni. Berlusconi è appunto incandidabile, è ineleggibile, ecco meglio, ineleggibile, e quindi in questo modo non si crea una nuova figura del centrodestra. È come se Berlusconi, che pure ha una età avanzata, che pure ha i suoi guai giudiziari, quasi rappresenta un tappo a questo centrodestra che non riesce ad avere un proprio leader. Alla fortuna il centrodestra di avere un centrosinistra che è vittima di Renzi, e Renzi stesso, secondo me, sta portando allo sbando e allo sfascio il centrosinistra per il suo assolutismo. E poi c'è un Movimento 5 Stelle che, diciamoci la verità, tanta buona volontà da parte degli aficionados, da parte degli iscritti, dei militanti, degli stessi parlamentari, ma c'è una dittatura da parte di il duo Grillo-Casaleggio. E poi chiaramente abbiamo visto anche il Movimento 5 Stelle che quando è stato mandato a governare, vedete il caso di Roma, incapacità assoluta, la Raggi è qualcosa di mostruoso dal punto di vista amministrativo, errori su errori a raffica, non parlo delle grandi giudiziarie, ma proprio dell'incapacità. L'Appennino, che pure sembrava così qualcosa di meglio, non è in grado di generare. Si è visto nell'episodio di Piazza San Carlo a Torino, durante la finale di Champions League. Io ero presente lì con Top Planet e avete visto come gestisce l'ordine pubblico, la sicurezza. Dilettanti allo sbaraglio. I 5 Stelle hanno tanta buona volontà, però poi alla fine sono come una carovana di Boy Scout, tanta buona volontà, ma poi alla fine, quando devono governare, non sono all'altezza. Anzi, forse non vogliono governare, perché vedete, il caso della Sicilia è molto significativo, è emblematico. Per pochi punti percentuali i 5 Stelle non governano e hanno fatto vincere le vecchie cariatidi del centrodestra. Ma volutamente forse non vogliono fare alleanze perché sanno che quando vanno a governare non sono all'altezza e quindi preferiscono fare l'eterna, come dire, opposizione. Sanno benissimo che al 40% a livello nazionale autonomamente non andranno mai, non ce la faranno mai. Forse preferiscono questa perenne opposizione, un po' come faceva Pannella, ricordate i radicali, il partito del no a tutti i costi. I 5 Stelle, abbiamo parlato. Ora passiamo al centro-sinistra. Dicevo, un centro-sinistra che è incredibile. Renzi oramai è l'elemento, come all'inizio è partito bene, prima ancora che diventasse segretario, era il rottamatore, era la figura nuova, simpatica, poi ha assunto una tale presunzione, in tanti comportamenti si nota una sicumera proprio da parte di Renzi, che ha spaccato, ha voluto annientare il resto della coalizione. Ora si rende conto che ha bisogno dei cespugli, ha bisogno dei partitini che pure hanno percentuale da prefisso telefonico, penso ai Verdi, penso a Possibile, penso ad altri, e magari sta cercando di raccattare tutte queste forze per avere quei 3-4 punti percentuali in più. E allora ha mandato, per esempio, avete visto in avanscoperta, in missione Fassino. Che brutta fine che ha fatto Renzi. Penso che le prossime elezioni decreteranno la fine politica di Renzi, un leader giovane che morirà politicamente prematuramente, ma d'altronde l'ha voluto lui.
aveva una Ferrari e ha saputo schiantarsi, forse ha voluto schiantarsi. C'è poi un centro, cioè c'è poi la sinistra, chiamiamola sinistra, penso a MDP di D'Alema, penso a Possibile di Pippo Civati, penso a Sinistra Italiana di Vendola e di Fratoianni. Ecco, questo cartello dovrebbe costituire una sinistra autonoma, ovviamente antitetica a Renzi. Renzi, come detto, il PD ha cercato in ogni caso, in ogni modo di gettare delle ancore, di lanciare così qualcosa per attirare queste forze politiche, puntando sullo ius soli, puntando su misure fiscali relative appunto a favorire le classi sociali deboli. Però giustamente Renzi si sente dire: ma tu sei colui il quale appunto ha assassinato, non l'articolo 18, e quindi sarà difficile ricostruire o riuscire ad ottenere nuovamente il consenso di queste forze politiche. Poi, al di là di tutto, certo, queste devono superare il 3%, cosa non facile per il listino proporzionale, però al di là di tutto c'è la volontà di D'Alema, MDP, che a tutti i costi non vuole allearsi col centro-sinistra, assolutamente no, perché l'obiettivo di D'Alema è levarsi i sassolini, togliersi i sassolini dalla scarpa, far cadere, far morire Renzi. Poi D'Alema la sua vita, la sua carriera politica l'ha fatta, però dice: io magari riesco a rientrare in Parlamento e il mio obiettivo è aver fatto perdere Renzi. Quindi credo che questo gruppo MDP Possibile e Sinistra Italiana rimarrà a parte nella speranza di raggiungere il 3%. E poi c'è Pisapia con la sua formazione politica, Campo Progressista, che non sa dove andare, o meglio sa, ma sta giocando per me in maniera sporca dal punto di vista politico, perché prima voleva creare una nuova sinistra, poi si allea, poi fa vedere una forte vicinanza con il resto del centro-sinistra, poi si distacca. Forse Pisapia sta alzando il prezzo. E poi ci sono formazioni minori come i Verdi, poi ne parleremo approfonditamente dei Verdi di Bonelli, che dovrebbero rientrare in questo calderone vicino a una realtà europeista e comunque alleata con il PD. Un po' come vorrebbe fare Pisapia, perché poi a Pisapia i Verdi danno dei collegi o fanno un patto di desistenza. In ogni caso l'importante per loro poi è entrare in Parlamento. Ecco perché la posizione di Pisapia è molto, ma molto, come dire, flessibile a seconda della convenienza rispetto a una linea dura e pura della sinistra, così io chiamo MDP Possibile e Sinistra Italiana. Beh, avete visto poi un Renzi in difficoltà, ha cercato di lanciare delle esche attraverso Fassino, attraverso Veltroni, qualche tentativo con Prodi, ma questa è l'Italia. Chi votare? Boh, chi lo sa. Certamente non le vecchie cariatidi della politica, per non parlare poi di un sistema elettorale, il Rosatellum, che, dicevo, ti prevede i collegi uninominali in cui c'hai un candidato, cioè il candidato X, e devo votare il candidato X, non ho la possibilità di scelta. Il PD candida Michele Pelillo a Taranto, dico per dire, nell'uninominale. Chi non sopporta Michele Pelillo, gli dicono politicamente: la legge è quella, se vuoi voti Pelillo, non hai altra scelta. Per non parlare poi del proporzionale, dove c'hai il listino bloccato, dove c'hai quelle 4-5 unità, quei 4-5 nomi che ti vengono già preimposti nell'ordine. È democrazia questa? E allora, per concludere, non lamentiamoci del fatto che tantissima gente poi si rompe le scatole e non va a votare. L'astensionismo lo stanno determinando i nostri legislatori. Approfondiremo questi temi politici.
C'è tutto il tempo e la volontà. Alla prossima. L'odierna puntata di Senza Bavaglio si occupa della sanità pugliese, dei suoi gravissimi e assurdi ritardi. Un vero fallimento targato Michele Emiliano, il quale ha avuto anche il barbaro coraggio di non delegare ad altri appunto l'incarico assessorile alla sanità, ma ha voluto trattenere per sé questa delega, come se lui fosse tuttologo, come se lui fosse onnisciente, come se lui avesse il dono dell'ubiquità. Qual è il risultato? Un fallimento assoluto. La sanità pugliese ionica purtroppo si è rivelata un aborto. Non lo dico io, non è una valutazione soggettiva ma oggettiva, considerando, basti considerare le liste di attesa, i tempi di attesa, la capacità di rendere un servizio al cittadino, oltre che dalla qualità, si evince dai tempi di attesa, perché quando poi chiaramente i tempi si allungano all'infinito, contemporaneamente più di qualcuno, qualche paziente, transita all'altro mondo o addirittura riporta dei danni talora permanenti e che comunque innescano un sistema per il quale le spese, la pubblica spesa, comunque in ogni caso aumenta. Ci sono alcune riflessioni, innanzitutto quelle proprio materiali, quelle che si evincono dai dati, e ora così sciorinerò tutta una serie di giorni e di mesi e di anni relativi appunto alle liste d'attesa, ai tempi di attesa. Ma c'è una realtà ancora più concreta, più pratica, una realtà che purtroppo si tocca con mano, è una realtà maledettamente tangibile. Penso alla realtà di Taranto, al pronto soccorso di Taranto, perché lo scienziato di Michele Emiliano ha in buona sostanza seguito un criterio numerico, ragionieristico: dobbiamo ridurre la spesa, allora riduciamo le unità di pronto soccorso. E nella provincia ionica parecchie sono state spente per sempre, con l'aggravio che quando tu chiudi Grottaglie ed altri pronto soccorso, poi vai ad affogare il pronto soccorso del Santissima Annunziata, ossia dell'ospedale di Taranto. Hanno anche tolto il pronto soccorso del Moscati, l'altro, l'ospedale nord di Taranto. Quindi tutto va ad affogarsi nel Santissima Annunziata, con la beffa, con l'assurdità che ci sono per i codici verdi, per i codici gialli, ore e ore e ore e ore di attesa. Ovviamente si dà la priorità a un codice rosso, perché chiaramente una persona colpita da ictus, una persona colpita da infarto, ovviamente va soccorsa subito. Se poi io ho una colica renale, se poi io mi spezzo un braccio o una gamba, posso tranquillamente aspettare anche 7-8 ore, tanto chi se ne frega. Emiliano, hai fallito, devi andare a casa, hai fallito, capito? Perché state danneggiando l'utenza, la gente che, scusate la volgarità, butta il sangue, perché la gente che sta al pronto soccorso e aspetta 7-8 ore butta il sangue. Scusate lo sfogo, ma sfido chiunque ad andare al Santissima Annunziata di Taranto perché si è rotto un braccio, perché ha avuto una distorsione, e provate voi a vedere quanto tempo si aspetta. Ma diamo i numeri, ora voglio dare i numeri. Il sindacato USPI fa una radiografia dei dati delle liste di attesa con data, con riferimento all'aprile 2017, quindi di alcuni mesi fa. Vi dico alcuni dati che poi sono anche certificati, sono certizzati per così dire dalla Regione Puglia. Alcuni casi, diciamo alcune anomalie che si sono verificate.
oltre 120 giorni per un elettrocardiogramma da sforzo, 177 per una colonscopia, 112 per una visita endocrinologica, 350 per una mammografia, il che significa che se tu, donna, povera donna, c'hai un tumore al seno, tu crepi perché in un anno non ti viene fatto alcun intervento. Capito Emiliano? Lei e la sua giunta avete sulla coscienza la morte di una donna che per mancato intervento ha aspettato o aspetta, parlo in generale, 350 giorni. 144 per un eco color Doppler, oltre 3 mesi per una ecografia al capo e al collo. Quando parliamo di visite programmate si intendono quelle visite o quegli esami che devono essere realizzati non oltre i 60 giorni, ma che si sforano abbondantemente, come avete visto, per non parlare poi del fatto che non vengono rispettate anche le urgenze, che appunto andrebbero realizzati entro le visite entro i 3 giorni. Ma andiamo avanti. Vogliamo parlare di attese medie, cioè noi abbiamo visto le punte di un iceberg, i casi limite, ma ci sono anche casi di attesa media. Altri numeri: 33 giorni per una visita chirurgica vascolare urgente, 55 per una risonanza di prostata e vescica, 83 per una coloscopia, 30 per un elettrocardiogramma da sforzo, 46 per un Holter, 41 per una risonanza magnetica alla colonna vertebrale. Alla luce di tutto questo, il 10% rinuncia. Rinuncia perché? Perché c'è chi non ce la fa più e chissà, magari perde la pazienza e decide di non curarsi, succeda quello che succeda, e poi magari va incontro a danni irreparabili. Ma questo è un caso, ma ci sono altri casi in cui la gente è costretta ad andare privatamente, se può spendere soldi, perché poi se ti dicono devi aspettare 55 giorni per una risonanza alla prostata, 46 per un Holter, uno se ha la possibilità va privatamente, ma deve avere la possibilità, altrimenti che fa? Si affida al buon Dio e spera di non crepare, oppure come fanno molti, come ho detto poc'anzi, la gente purtroppo sbagliando rinuncia, si lascia andare, dice ma sì, succeda quello che succeda. Però la maggior parte, ripeto, il problema grosso è di chi non può pagare e si è costretti ad andare alle visite private, visite mediche private, anche intramenia. E vedete voi come si è belli, veloci, veloci. Dottore, ho bisogno di questo. Va bene signora, venga domani, dopodomani le facciamo la visita. Paghi 100 euro e passa la paura, se c'hai i soldi. Se non c'hai i soldi, forse raggiungi il paradiso prima del previsto. Emiliano, quando c'è stato ci sono stati vari confronti per la segreteria nazionale del Partito Democratico, che a Taranto, non dimentichiamolo mai, è il partito ammazza Taranto e salva Ilva, il partito della diossina, e rispetto ad alcuni giornalisti, cronisti che gli chiedevano: ma sai le liste di attesa di esami di radiologia, sai i tempi? Emiliano dice: sì, avete ragione, mi dispiace, non lo so. Che figura penosa, dovrei usare espressioni molto ma molto più colorite. Non sapeva il governatore Emiliano che per uno screening senologico all'ospedale, agli ospedali riuniti di Foggia, si sono aspettati 533 giorni, quasi oltre un anno e mezzo, fate voi i calcoli, oltre un anno. Risonanza magnetica e colonna, risonanza magnetica alla colonna, nell'ASL di Lecce 302, sono dei casi limite che si sono verificati. Per un attacco al policlinico di Bari 150-200 giorni, capito Emiliano? A Foggia per uno screening senologico 533 giorni, in un anno e mezzo circa
La signora che si doveva sottoporre a questo screening, chissà che fine ha fatto. Tre ipotesi. O è andata privatamente se aveva i soldi, ed è un'ipotesi, oppure miracolosamente si è salvata, oppure la signora sta a fianco a Dio in cielo, in paradiso. Capito, Emiliano? La situazione è peggiorata perché facendo un paragone tra gli anni, l'anno scorso e questo, si è passati da 30 giorni a 79 giorni per una visita chirurgica vascolare, da 58 a 83 per una visita oculistica, da 41 a 63 per una visita neurologica. È la media, il peggioramento, il dato che certifica il peggioramento da un anno all'altro. Poi, ovviamente, ci sono i costi di mobilità passiva, per cui si è costretti a emigrare in altre regioni. E allora a quel punto la regione Puglia deve pagare la regione Toscana, la regione Lazio, la regione che accetta ovviamente che la prestazione venga svolta appunto presso di lei. Qui c'è poco da chiacchierare. Perché le liste d'attesa sono la cifra di un fallimento. E non è solo Emiliano che ha fatto schifo, fosse solo Emiliano. Abbiamo avuto Fitto, abbiamo avuto Vendola, ora abbiamo Emiliano. Rendetevi conto voi. Io tutto posso accettare nella vita. Certamente condanno le mazzette, le tangenti, il malaffare della politica, certo, quello va condannato senza se e senza ma, però quando parliamo della vita, della salute, non si può minimamente scherzare. Emiliano, la tua sanità è un aborto, mettitelo bene in testa, 533 giorni per uno screening senologico. Vergogna, Emiliano. Vai a casa. Questo è senza bavagli. Un'informazione libera, che non ha paura di niente. Non ho subito ancora una condanna in vita mia. Me ne hanno fatte di querele, ma non ho mai subito una condanna. Chissà, evidentemente dico le cose giuste, no? Alla prossima. La puntata odierna di Senza Bavaglio si vuole occupare del turismo in Puglia. E mettere in evidenza queste due realtà. Da un lato la bellezza della Puglia, il suo splendore che si traduce in numeri, in dati boom relativi al nostro turismo. Dall'altro però la pochezza organizzativa della Regione Puglia. Parlare di turismo in Puglia non è un argomento localistico, confinato diciamo alla nostra regione, ma è un qualcosa che riguarda il nostro paese, perché sapere che la Puglia insieme al Trentino di fatto si contende il primato quanto appunto ad appeal turistico, beh, questo conferisce alla Puglia, alle ricchezze paesaggistiche, storiche, archeologiche del territorio pugliese, conferisce a queste ricchezze una dimensione nazionale. Quindi non potrò essere, come dire, bollato, tacciato di localismo o di provinciali, o peggio ancora, di provincialismo. La Puglia è l'Italia. Però la Regione Puglia, intesa come amministrazione regionale, amministrazione Emiliano, non deve farsi bella, tra virgolette, per meriti che non sono propri. E questo per tutta una serie di ragioni, perché certamente c'è una forza attrattiva paesaggistica, storica, culturale, archeologica, come ho detto, che fa da traino rispetto a tutto il resto. Perché le carenze della Regione Puglia vanno evidenziate. Se cioè si raggiungono certi risultati, i meriti dell'amministrazione Emiliano sono scarsi o nulli.
Bisogna ringraziare i privati, perché se noi consideriamo per esempio il discorso dei trasporti e il servizio dei trasporti, il servizio trasporti che viene reso al turista, a chi si avvicina in Puglia, questo servizio viene reso dai privati. Infatti sono gli stessi imprenditori che si sono fatti carico di acquistare o noleggiare mezzi propri per garantire trasferimenti civili e regolari. Erano loro che andavano a prendere i turisti dagli aeroporti o dalle stazioni. Questo perché, diciamocelo, i collegamenti a livello di treni, di pullman, di ferrovie dello Stato sono certamente collegamenti da terzo mondo. Esiste cioè in buona sostanza uno scollamento, ecco, rispetto degli assessorati preposti al ramo, preposti al settore, rispetto appunto a quelle che sono le esigenze del turista, di chi si avvicina alla Regione Puglia. È molto significativo il fatto che queste critiche, ecco perché ho qui di fronte un articolo di giornale, queste critiche che sto sollevando vengono ricalcate da una durissima nota di Sergio Blasi, appunto consigliere regionale del Partito Democratico, il quale, lui del PD, spara a zero su Emiliano, presidente della Regione Puglia. Appunto, governatore della Regione Puglia, appartenente ovviamente al Partito Democratico. Dice Blasi: l'elaborazione di un piano strategico del turismo per una regione come la Puglia è senza dubbio uno strumento programmatico e operativo utile. L'unico rammarico è che per l'anno 2017 sia rimasto sulla carta. Le belle parole, il piano strategico, perché poi Emiliano, pur essendo un magistrato, sa fare molto, ha imparato molto bene il politichese, gioca sulle parole, gioca su questi slogan, piano strategico, piano programmatico, piattaforma e quant'altro. Ma ripeto, la fortuna della Capone, assessore al turismo, è che fa l'assessore in una regione che è baciata da Dio, dal sole e dal mare. Questa è la realtà. Perché dobbiamo considerare anche quali sono state le difficoltà, le discrasie, le distonie, le improvvisazioni che si sono verificate questa estate. E dico questo perché gli errori compiuti devono essere da monito per la prossima estate. Bandi aperti ad estate ormai avanzata, operatori e organizzazioni culturali che si sono dovuti impelagare con progettazioni lampo, improvvisazione totale nella gestione e nel tutorare le amministrazioni in preda al panico e con poco personale per via dei mesi estivi. Bandi equivoci e confusi. Prorogati a sorpresa, graduatorie lampo elaborate non si sa con quanta dovizia temporale. Infine, tempi brevissimi per portare a compimento il finanziamento. E scusate, come si possono pianificare azioni strategiche ed efficaci con modi e tempi a dir poco discutibili e parlare e avere il coraggio di parlare in conferenza di destagionalizzazione? Cioè, voglio dire, per la destagionalizzazione, il lanciare il turismo in Puglia non solo nella stagione estiva, ma estenderlo a tutte le stagioni, a tutto l'anno, è certamente un obiettivo encomiabile. Ma queste sono parole, perché si è visto che l'organizzazione regionale turistica in Puglia quest'estate, marchiata, targata amministrazione regionale, questa organizzazione è stata precaria. Ripeto, c'è stato solo il miracolo dei privati che hanno fatto sforzi enormi e hanno reso belli appunto i nostri amministratori. Altra idea certamente da, non dico da censurare, ma comunque da
da correggere, da invertire, è quella del brand unico per la Puglia, cioè creare un brand unico per la Puglia, per tutta la Puglia, dà un'idea di voler troppo, come dire, universalizzare le varie realtà, appiattire, quando invece ogni realtà è se stessa, per ogni realtà va creato un apposito brand ed ovviamente vari brand che rispondono alle specificità del territorio fanno poi quello che è il sistema Puglia. Lo ripeto. La fortuna di Emiliano è che si trova in un territorio felice. Se si fosse trovato in una realtà più povera, queste forme di disorganizzazione, questi deficit sarebbero emersi, per così dire, in tutta la loro virulenza. È un governatore fortunato, nata in una regione, turisticamente, naturalisticamente, storicamente, archeologicamente, enogastronomicamente ricca di per sé. Cantavano i Righeira, l'estate sta finendo e un anno se ne va. L'estate è finita, ora siamo in autunno, prossimi all'inverno. E che dire? Facciamo tesoro di quello che è accaduto. Non facciamo sì che i nostri turisti poi debbano scappare, perché i nostri turisti certamente sono innamorati della Puglia e torneranno, però penso che con un servizio pubblico reso dalla regione pubblica migliore, io dico torneranno non solo, ma ci rimarranno. Questo è Senza Bavaglio, una trasmissione che vuole evidenziare anche le cose belle, ma dire anche cosa c'è di brutto nel bello. Nella magnifica Puglia, in una delle regioni più belle d'Italia, c'è il brutto del dilettantismo e della ridotta capacità organizzativa, non voglio dire incapacità, ma lo dovrei dire, da parte dell'amministrazione Emiliano. Alla prossima con Senza Bavaglio. In questa sede cercherò di spogliarmi della mia veste di tifoso juventino, di tifoso bianconero e di analizzare il processo nei confronti di Agnelli che ha comportato la condanna alla inibizione di un anno. Cercherò di farlo considerando proprio gli aspetti giuridici, evidenziando appunto le illogicità che la sentenza ha prodotto, delle illogicità e delle contraddizioni evidenti. Ma c'è da dire che questo fatto di vedere i vertici bianconeri ancora una volta al centro, nell'occhio del ciclone, sembra un film già visto, anzi è un film già visto. Non dimentichiamo Calciopoli e non dimentichiamo che altre squadre, vedi l'Inter innanzitutto, si è salvata da Calciopoli, dagli strali di Palazzi, grazie solo ed esclusivamente alla prescrizione. Non dimentichiamolo mai, noi nel bene o nel male abbiamo pagato, l'Inter no, ma questa è una chiusa. Il discorso è diverso, ci stiamo occupando, dicevo, di questa situazione. E ovviamente qui si apre il fronte al rapporto tra il processo ordinario, procedimento penale ordinario e quello sportivo. Per quanto riguarda il processo penale, quello Alto Piemonte, avente ad oggetto in uno dei suoi filoni le infiltrazioni della 'ndrangheta, della malavita nella curva bianconera, Andrea Agnelli non è né indagato né imputato, ma figura solo ed esclusivamente come testimone. Nel processo sportivo si ribalta tutto. E dicevo, a questo punto bisogna analizzare il rapporto tra giustizia ordinaria e giustizia sportiva, perché mentre la giustizia ordinaria, mentre il procedimento penale ordinario ha i suoi presidi, ha i suoi caratteri che garantiscono appunto o dovrebbero garantire un giusto processo, così non è in ambito sportivo. Un ambito, quello sportivo,
relativamente al processo, che si basa su un carattere indiziario, direi abbastanza medioevale, visto che poi difendersi in un processo sportivo è difficile. Ha molto del Tribunale dell'Inquisizione, lo dico a prescindere da questa vicenda, lo dicono gli iuris periti, gli esperti di diritto, non c'è appunto alcuna garanzia di democrazia in un processo sportivo, motivo per il quale la FIGC e il CONI in primis farebbero bene, ma molto bene, a come dire, rigirare, a capovolgere, ecco, come un calzino questa mostruosità. Dicevo, questa nei confronti di Agnelli è un monstrum iuris, un mostro giuridico. Cioè, come se il procedimento ordinario, le varie attività e a livello istruttorio e a livello appunto decisionale fossero così qualcosa di secondario. Ma andiamo subito in medias res, andiamo subito ad analizzare la situazione. Partiamo da quella che era, da quella che è stata la richiesta appunto del procuratore federale Pecoraro, il quale nella richiesta aveva chiesto per Agnelli una inibizione di 2 anni e mezzo e poi una ammenda di 50.000 euro e poi 2 partite a porte chiuse per la Juventus, 300.000 euro di ammenda ancora e poi l'estensione delle sanzioni nei confronti di Agnelli anche a livello di UEFA e di FIFA. Tutto poi in sede di condanna si ribalta e in effetti quelle che erano le accuse mosse dal procuratore Pecoraro con riferimento appunto alla collusione, al rapporto tra Agnelli e l'Ndrangheta, queste accuse evaporano, si sgonfiano, come dire, rappresentano una vera e propria bolla di sapone. Andiamo a leggere quelle che erano le motivazioni di, appunto, di Pecoraro alla base della sua richiesta. E infatti nel capo di incolpazione si legge che i soggetti malavitosi sarebbero stati infiltrati nella tifoseria e che la dirigenza juventina avrebbe avuto una consapevole correlazione con gli stessi. In buona sostanza, Andrea Agnelli e gli altri soggetti che poi sono stati condannati avrebbero appunto avuto un rapporto intenso di collaborazione, oserei dire, con la 'Ndrangheta. E questo castello accusatorio, questo impianto accusatorio si sgretola miseramente nel momento in cui il Tribunale, dopo ampia valutazione del materiale probatorio acquisito, è giunto alla determinazione che tale frequentazione avvenne in maniera decisamente sporadica, ma soprattutto inconsapevole, con riferimento alla conoscenza del presunto ruolo malavitoso dei soggetti citati. Quindi emerge un fatto importantissimo, che Andrea Agnelli, in queste frequentazioni, peraltro sporadiche, non sapeva che questi soggetti facessero parte appunto di un clan malavitoso, di una realtà malavitosa. E del resto la notizia ufficiale riferita alla presunta appartenenza di tali soggetti alle cosche venne resa pubblica in epoca successiva rispetto ai rapporti intercorrenti tra la dirigenza e la tifoseria, e che non appena appresa la notizia connessa allo status malavitoso, ogni contatto ebbe immediato termine. Allora, abbiamo evidenziato che in buona sostanza, mentre Pecoraro dice tu Agnelli avevi rapporti con la malavita, il Tribunale federale dice ci sono stati degli sporadici incontri, peraltro Agnelli neanche sapeva, come dire, l'appartenenza di questi soggetti a clan malavitosi. Come potrete certamente capire, viene meno l'elemento soggettivo.
qui emerge la contraddizione, la illogicità della sentenza, la quale i giudici, cioè del Tribunale federale presieduto da Cesare Mastrocola, cancellato ogni tipo, escluso ogni tipo di rapporto di Agnelli con la malavita, però condannano ugualmente lo stesso in virtù appunto dell'articolo 12. Ricordiamo che le accuse nei confronti di Agnelli erano per presunta violazione dell'articolo 1 bis lealtà sportiva e articolo 12 rapporti con i tifosi. In buona sostanza la responsabilità di Agnelli sarebbe, secondo il Tribunale, quello di aver favorito il bagarinaggio. Chiariamo una cosa, intanto mi viene da sorridere pensando al bagarinaggio, come se il bagarinaggio fosse un qualcosa che è nato ora, per carità va condannato, però sinceramente così questo apparentamento tra Agnelli e il bagarinaggio mi lascia molto ma molto sorridere. Ma d'altronde, senza che parliamo di bagarinaggio, che mi sembra un parolone riferito ai rapporti con Agnelli, la Juventus ed Andrea Agnelli, appunto, hanno sempre ammesso di aver violato l'articolo 12, ma è un peccato veniale perché loro stessi hanno riconosciuto di aver venduto biglietti in pacchetti superiori ai 4 tagliandi, che è il limite imposto dalle regole, ma che ovviamente hanno sempre respinto ogni coinvolgimento con i clan malavitosi, e questo anche davanti alla Commissione Antimafia. Dicevo, tutto un impianto accusatorio che si sgretola, che frana miseramente e che poi si riduce in buona sostanza, come si legge testualmente, nell'aver violato l'articolo 12, proprio perché, lo ripeto ancora una volta, hanno venduto biglietti in pacchetti superiori ai 4 tagliandi. Una bazzecola, una inezia, un qualcosa certamente da poco, è un qualcosa che certamente non giustifica la condanna ad un anno di inibizione. Insomma, vedete come si è voluto fare un gran can, un cancan fuori posto e fuori modo, ed è la classica montagna che ha partorito il topolino, anche se, ripeto, questo topolino che è un anno di inibizione per una irregolarità formale di poco conto, ovviamente è stata artatamente montata per gettare fango anche da parte di certa tifoseria e certi media proprio sulla Juventus. Un fatto è certo e qualcuno dovrà risponderne: è stata lesa, è stata violata in maniera molto ma molto forte l'immagine della Juventus e di Agnelli. Ma come vedete, non lo sto dicendo io, ma si evidenzia chiaramente dalle carte che si tratta di una bazzecola. D'altronde il discorso già in partenza era, come dire, sproporzionato, perché nel procedimento penale Agnelli non era neanche indagato, né indagato e né imputato. Che dire? Esiste l'appello, quindi il secondo grado, ed esiste poi come ulteriore passo il collegio del CONI. Agnelli ovviamente può mantenere la sua carica di presidente, i suoi carichi all'interno dell'UEFA e all'interno dell'ECA, non potrà frequentare gli spogliatoi prima, durante o dopo la partita, ma non era sua abitudine, non può partecipare alle attività degli organi federali, non potrà avere contatti appunto con i procuratori per il trasferimento dei giocatori, non potrà avere riunioni con tesserati della FIGC. Queste, diciamo, le inibizioni nei confronti di Agnelli, ma non è in sé come dire, i limiti che sono stati posti all'attività istituzionale di Agnelli, quanto proprio
la, proprio la condanna che non ha un senso logico. Andremo avanti, vedremo nelle sedi competenti cosa accadrà. Un fatto è importante e voglio ritornare al discorso del processo penale, perché nella sentenza di Alto Piemonte, che ha comportato le condanne di Saverio Dominello a 12 anni, di suo figlio Rocco Dominello a 7, si legge: la 'Ndrangheta di fatto si è imposta nel tifo organizzato esercitando un vero e proprio controllo dei gruppi che supportano la Juventus, e questo è un fatto. E si aggiunge: il punto nodale, questo teniamo ben spalancati i padiglioni auricolari, il punto nodale della vicenda in esame non è la forza di intimidazione esercitata dalla 'Ndrangheta sulla Juventus, bensì quella esercitata dal sodalizio malavitoso sul mondo del tifo organizzato al fine di acquisirne il completo controllo. Si dice, cioè, questa è la motivazione della sentenza di primo grado, sentenza penale del processo Alto Piemonte, in cui si dice che l'intimidazione non era esercitata dalla 'Ndrangheta sulla Juventus, bensì sul tifo organizzato. Ulteriore conferma che in questa vicenda la Juventus non c'entra proprio nulla. E questo è importante, perché poi questa sentenza ci fa capire. L'estraneità assoluta di Agnelli, ma come si sa, procedimento penale ordinario e quello sportivo sembrano due razze diverse, eppure il procedimento penale dovrebbe rappresentare il presupposto di quello sportivo, ma quello sportivo evidentemente è andato a ruota libera, ha proceduto appunto diversamente. Penso al procuratore Pecoraro. E penso anche, ricordate quest'estate, in questa torrida estate, la vicenda di una intercettazione che vedeva Agnelli protagonista relativamente ai suoi rapporti con la 'Ndrangheta, e questa intercettazione, tanto così strombazzata da Pecoraro, poi nel momento in cui si va dalla commissione antimafia e la commissione antimafia dice a Pecoraro: mi dai per favore questa intercettazione, Pecoraro si rende conto che il riferimento nella intercettazione non è ad Andrea Agnelli e fa retromarcia. Ma già quindi, per quanto riguarda Pecoraro, già la bolla di sapone si era, come dire, era esplosa, questa bolla di sapone, si era sgonfiata, come dire, perché nel momento in cui il procuratore insisteva tanto su questa intercettazione, poi all'atto pratico, quando gli si dice: ma mi dai l'intercettazione? No, mi sono sbagliato. Beh, insomma, già questo ci fa capire parecchie cose. E anche significativo è il tono di Pecoraro, che nonostante il Tribunale federale abbia praticamente abbattuto la sua tesi, lui è intenzionato a far valere le sue ragioni, ad appellare questa sentenza. Ci sta, è libero di farlo, però i presupposti giuridici sono quelli che sono. Ho cercato, munito della mia cartellina con tutte le annotazioni e soprattutto con gli atti, con le espressioni, con quanto riportato dalle sentenze, dalla sentenza con le relative motivazioni, ho cercato di ricostruire questa vicenda, facendo così, mettendo in evidenza che c'è un chiaro fumus persecutionis nei confronti della Juventus, perché è chiaro che, vedete, le carte parlano chiaro. I giudici ordinari hanno escluso assolutamente la partecipazione di Agnelli a questi rapporti con la malavita. La stessa giustizia sportiva, lo stesso Tribunale federale lo ha escluso, dicendo che altre sono le colpe di Agnelli, e quindi quella di aver favorito il bagarinaggio, che poi bagarinaggio non è, perché abbiamo detto che era solo una modalità errata, non corretta, nella vendita dei biglietti. Beh, ho cercato di far vedere che la giustizia sportiva, a mio avviso, secondo la logica, è una giustizia ingiusta.
E in un paese di diritto fa davvero paura che possano esistere queste cose, queste realtà, perché oggi è capitato ad Andrea Agnelli, ma domani potrebbe capitare a X, a Y e a Z. E come detto all'inizio, forse è proprio il caso che gli organi competenti, in primis il CONI, mettano mano ad una rivoluzione radicale e copernicana del sistema giudiziario sportivo. Da Luigi Abbate, la zebra parlante, è tutto. Io voglio ancora credere nella giustizia e sono convinto che gli ulteriori gradi, secondo grado, appello e collegio del CONI, ridaranno ad Andrea Agnelli quella giustizia che è stata negata in primo grado.